Allo stadio Mancinelli di Tito, Pricerno va a capo in casa contro la team Altamura che si conferma tra le big del girone H, ma l'11 di Ginestra non ha affatto demeritato. Al sesto è Pitarrese a rendersi pericolosissimo, ma la sua conclusione dalla distanza c'entra la traversa. L'avvio dei padroni di casa è davvero sfortunato e poco dopo altro legno con Alba d'Oro dopo un'uscita avventata di Bozzi. Al 42esimo gli ospiti ci provano su punizione con Enrico che sfiora il palo. I melandrini si rivedono ancora con Pitaresi prima e poi su punizione di Dettori con Nossa che non inquadra la porta. Al 45esimo Altamura in vantaggio, traversone basso di Russo e Casiello ribadisce in rete approfittando di un rimpallo. Prima dell'intervallo opportunità per l'immediato pareggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo che quasi provoca una rete, ma si va a riposo con i Murgiani avanti di un gol. In avvio di ripresa il portiere rossoblu si supera prima ancora su Casiello e poi su Conci. Nel raddoppio degli uomini di Monticciolo arriva poco dopo, l'arbitro ravvisa il tocco con una mano di sicuro e decreta la massima punizione che Guadalupe trasforma. I pugliesi tornano a rendersi pericolosi con Lorenzo che impegna ancora Giulina alla respinta. La replica della Leonessa è affidata a una pennellata su punizione di Dettore al 32esimo sulla quale Bozzi è bravissimo. Al 90esimo il capitano Esposito semina il panico in area di rigore. Il suo sinistro viene respinto da Bozzi in angolo sul quale Dettore pesca Nossa che di testa accorcia le distanze. Prima del triplice fischio c'è solo il tempo di vedere una punizione dei biancorossi che termina di poco a lato.